Ciao a tutti, siamo Leo e Vero di LifeInTravel.it e oggi in questo video vi vogliamo raccontare di una conclusione a cui siamo arrivati dopo un po' di tempo, dopo 20 anni di viaggio in bici. Circa 20 anni che viaggiamo in bicicletta e oggi secondo noi la conclusione a cui siamo arrivati è il fatto che in realtà viaggiare in bicicletta non sia poi così entusiasmante, così bello, speciale. Così speciale. Ci abbiamo messo un po' a capirlo, però oggi vi vogliamo spiegare perché secondo noi non dovreste viaggiare in bicicletta, come vedete nel titolo del video, perché non vale la pena viaggiare in bicicletta, ma sia meglio trovare altre forme di viaggio, ok? E quindi vi elenchiamo una serie, abbiamo preso un po' di appunti, vi elenchiamo una serie di motivi per i quali il viaggio in bicicletta, in realtà, dopo averne fatti parecchi, ci sembra una cosa abbastanza banalotta e poco interessante. Vuoi partire tu, no? Parto io. Prima di tutto, tutti possono viaggiare in bici. Nonni coi nipoti, coppiette, coniugi, cani, gatti e magari qualcuno si porta dietro anche un tacchino. Cioè ragazzi, che banalità, cioè che monotonia. Tu viaggi, pensi di essere alternativo e invece lo possono fare tutti, cioè è già questo, sì, ti infatti, fa passare ormai, la voglia. Ormai poi ci sono le ciclabili, ci trovi i vecchietti con la bike, ci trovi gli agonisti che corrono con la bici da corsa, ci trovi quelli che girano, fanno il giro del mondo, praticamente ci trovi di tutto e di più. Cioè tu che viaggi in bicicletta e credi di essere un originale, un figo, lascia perdere. È meglio. Sì, decisamente. E questo è uno dei motivi per cui, forse uno dei principali, per cui secondo noi ormai viaggiare in bicicletta è passato di moda. È passato di moda. Davvero tutti lo possono fare. Poi che altro? Poi si interagisce con le persone. Perché quando viaggi in bici, caspita, tutti ti fermano, tutti ti salutano, sorridenti. Se non ti fermano per chiederti dove stai andando, come stai, cosa vuoi, ti fermano per chiederti se hai bisogno di una mano, ti offrono da bere, da mangiare addirittura magari qualcuno ti ospita a casa, cioè non ti lasciano stare. Vai in vacanza per stare un po' in pace, per stare tranquillo, e no, invece con la bici entri in empatia con la gente e praticamente diventi uno di loro, diventi uno del posto. No, lasciatemi in pace, voglio viaggiare, voglio stare tranquillo e non avere rotture di scatole in giro io. E poi quando si viaggia in bici si vede tutto il territorio, cioè da A alla Z, si passa, si vede qualsiasi metro di sterrato, un sasso, il ramarro che attraversa la strada, il rapace che scende per prendere la preda, scorcio bello sulle montagne, l'angolo carino nella città, la chiesetta che non ti aspettavi, cioè arrivi a sera che sei distrutto, sì, hai visto così tante cose che non ti ricordi più niente. Uno va in viaggio, vuole vedere gli highlights, vuole vedere il Duomo di Milano, il Colosseo, basta, dopo il resto basta, sì, dai, cioè più palle, le particolarità del territorio chi se ne frega. No, pesante, poi veramente arrivi a sera che sei distrutto, quindi no, sì. troppo faticoso viaggiare in bici, infatti, una bella macchina e via, no? Uh-huh. E altre cose, vero? Vai avanti tu che io mi sono già dimenticato quello che avevamo segnato. Ce ne sono così tanti, come fai a dimenticarti? Infatti, è vero, ce ne sono troppi. Un'altra cosa che veramente lascia di stucco, cioè che tu arrivi in paesi, in cittadine, in borghi e non hai problemi di parcheggio. Cioè arrivi fino nel centro storico, arrivi davanti alla chiesa in ZTL e tu puoi mettere la bici praticamente dove vuoi, basta legarla con un piccolo lucchetto e poi puoi andare in giro e visitare il posto e poi tornare alla bici e ritrovarla lì, insomma, in tutta serenità. È tutto il divertimento della guerra per il parcheggio, del fregare il posto a quello che è. Cioè, quanto è bello quando si sta cercando il parcheggio e c'è quello dietro e tu riesci a fregarglielo. Cioè, che cacchio, certo, quello è divertimento, mica. Girare mezz'ora nello stesso isolato per cercare il parcheggio. Lì vedi veramente il territorio. Sì, infatti. Lì veramente ti godi il posto. Palle la bici o così comoda. Vabbè. Poi un altro punto assolutamente negativo è che non trovi traffico. In bicicletta non si fanno code,
cioè tu vai su una strada sterrata su una ciclabile e magari di fianco c'è la tangenziale con le persone chiuse in macchina con l'aria condizionata, tranquille, che si ascoltano la radio preferita, il programma preferito, tranquille, mica tanto, sono un po' isteriche, ma è giusto che sia così, è bello che sia così, sì, no? Vabbè, fa parte del gioco quello, fanno i clacson, battono i pugni sul volante e tu sei sulla bici tranquillo, che insomma ti annoi quasi, perché insomma non c'è niente da discutere, niente da dire con col vicino che ha aperto la portiera per prendere un po' di aria e ti ha segnato la macchina, cioè no, non c'è gusto, tu vai, pedali tranquillo al tuo ritmo e loro invece lì imbottigliati nel traffico che se la godono. Andiamo avanti, vediamo altri punti, dai, vero? Mi sembra di aver già convinti i nostri utenti che viaggiare in bici non è una cagata pazzesca, come direbbe qualcuno. Niente, un'altra cosa negativa che mi viene in mente è che cioè, noi italiani, buon gustai, amanti della buona cucina, del vino, anche della birra, di tutto quello che si può mangiare, siamo tutto l'anno a fare cene, a coltivare la nostra mitica pancetta. Poi arriva il momento della vacanza, si sale in bicicletta e si comincia a perdere chili, a perdere peso, a mettersi in forma, perché man mano si fa sport. Cioè, no. Io cioè, ho impiegato tutto l'anno per mettere su la mia pancetta. Quindi 3-4 chiletti, vai in vacanza. La pancetta, cioè, data anche, insomma, dalla vita stressante, e poi vado in bici e basta, mi passa. Posso mangiare quello che voglio, posso godermi la cena, il pranzo, eccetera. Non metto chili, anzi li perdo. Ma che gusto c'è? Mi metto su muscoli, sono in forma. Ma che gusto c'è? Cioè, veramente è una cosa senza... Senza senso. Senza senso. Non capisco come abbiamo fatto a farlo per 20 anni. Mamma mia. E poi un'altra cosa, cioè, io voglio viaggiare, voglio andare al museo, magari la sera voglio andare a vedermi un concerto rock, voglio andare di qua e anche di là, e devo avere i vestiti adeguati e le scarpe. E in bici non ce l'ho questa possibilità. Come faccio a portarmi dietro 4 paia di scarpe, 3 vestitini per la sera? Anche in bici devi imparare a ridurre al minimo il tuo bagaglio. Viaggi con l'essenziale, viaggi comodo, poi inizi a puzzare, cioè veramente, cioè che noia, non ti diverti. E poi un'altra cosa che veramente è ovvia, e come abbiamo fatto a non pensarci prima, non lo so veramente, cioè che stai per esempio attraversando il Salario Uyuni e non trovi niente, non trovi un albergo, non trovi una locanda, una pensioncina, non trovi un niente. Un barettino dove versi una birra. Non trovi niente dove fermarti a dormire. E allora sei costretto a montare la tenda. E quindi monti la tenda e cioè... Ok, sei sotto le stelle, figata, me ne andavo al planetario a vederle. Cioè, la Via Lattea. Nel senso, chi se ne frega? Invece no, tutte tramonto, le stelle. Cioè, che palle. Fai, ok, fuori è freddo, dentro sei sotto il tuo socco a pelo al calduccio, ci scrivi il diario di viaggio, sì, con la lucina, stai lì, chiacchieri, ti racconti se ti ricordi ancora quello che hai visto durante il giorno, ma abbiamo già appurato che tanto non ti ricordi niente. E niente, il giorno dopo riparti e grazie tante, volevo un letto comodo, invece mi è toccato stare sul terreno, sul materassino, sul terreno. Un milione di stelle anziché stare in un hotel. 5 stelle, no? Molto meglio. Penso che di cose ne abbiamo dette. Quindi... un'altra cosa, in bici, quando viaggi in bici, zero stress. Cioè, tranquillo, togli i pensieri, non guardi più il telefono, il computer, la mail che ti arriva all'ultimo momento. Cioè io mi stresso tutto l'anno e quando vado in bici smetto di stressarmi e poi devo ritornare a stressarmi quando torno al lavoro. Cioè, sì, no, dopo devi rimparare tutto, devi rimparare e rientrare nello stress. Ogni volta, no, uno shock troppo grande, cioè, ma ne vale veramente la pena? No, infatti. Secondo voi ne vale la pena? No. Ma ci avevate veramente creduto? Vi pare possibile che 2 malati di viaggio in bici come noi smettano di viaggiare? No, ragazzi, dai. Volevamo solo raccontarvi da un punto di vista un po' alternativo quelle che sono le bellezze, le magie di un viaggio in bici. Quindi viaggiate il più possibile, sempre e comunque, in viaggiate, bici. Viaggiate in bici. E continuate a seguirci sul nostro canale YouTube. Ciao! Ciao!